non so, secondo me non abbiamo Max Gazzè adesso, abbiamo Leonardo da Vinci, allora io farò la sua Gioconda. Ciao! No, ma quello è un mio autoritratto al femminile, quello. Aspetta, mi metto in posa con questo sorriso enigmatico. No, deve essere un po'. È un misto tra un sorriso e essere così, la Gioconda è così, guarda. Vedi com'è? Vedo. Fantastico. Anzi, un po' così di lato. Sì. Che dice tutto e niente, invece la tua canzone è straordinaria, anzi parliamoci bene Max, proprio tra di noi, cioè ma quanto ci hai voluto mettere in difficoltà noi presentatori e conduttori radiofonici con Trio, Fluo, Perazzina, Monsteri, niente, Band, perché aggiungiamo anche Monsteri. Sì, no, è uno scioglilingua terrificante, lo so, l'ho fatta apposta per voi questo in realtà. Tutta la storia della Trio, Fluo, Perazzina, Monsteri, Band nasce proprio per mettere in difficoltà. È una messa in scena, è una messa in scena, diciamo, seguendo proprio lo stile più divertente del nonsense britannico, forse suggerito anche da quel mondo Monty Python da cui provengo, di cui ho fatto parte nella mia adolescenza. Assolutamente, tra l'altro ieri ti abbiamo visto, ma soprattutto abbiamo sentito la canzone Il farmacista, bellissima, ironica, insomma, sì, nel tuo classico stile, bella. Grazie, grazie. Devo dire, è stata una performance interessante. Forse in quel palco molte cose si perdono, no? Molti dettagli. Ho messo i cartonati di Jimi Hendrix, della regina Elisabetta alla batteria, ho messo Jimi Hendrix, Paul McCartney al basso, Igor di Frankenstein Junior, Frankenstein Rolino alle tastiere. Però poi la Leonardo da Vinci, un po' è stato un quadretto che però, sai, nella confusione di tante situazioni che avvengono dopo l'altra, insomma, è un Sanremo difficile a livello anche di gestione delle cose tecniche. Però sono contento così, sono contento di averla fatta così, e sono molto contento anche del videoclip girato da Giorgio Testi che insomma è uscito. E quindi dai, sono molto felice di rappresentare questo progetto attraverso questo brano Il farmacista. Un pezzo bellissimo che inizia appunto con una citazione di Frankenstein Junior. Sì, può fare, ma cantare senza pubblico, lo sappiamo che è comunque un privilegio stare su quel palco. Come ci si concentra, come si affronta questa sfida nuova? Allora, la verità è che io ho sempre sofferto un po' il palco di Sanremo, perché sono un performer, sono dal vivo, e per me l'habitat naturale è quella del concerto, dove c'è pubblico, ma soprattutto dove c'è è un tipo anche di ascolto. Per me cantare con le cuffiette lì a freddo, vado e canto la canzone, è sempre stato un approccio molto traumatico della performance live. Però detto ciò, non è che non fa niente, anzi devo dire c'è stato un momento molto divertente quando sono andato a rivedere la performance sul replay lì. Come si chiama? Rai Play. Sono un po' antico. È stato un momento molto divertente, molto Monty Python, era che loro annunciano, no? Max Gazzè dirige il maestro e poi e mi annunciano e sono lì fermo così. Normalmente ci dovrebbero essere degli applausi. C'era Leonardo da Vinci con la sua barba, con quel cartonato di Jimi Hendrix, che stava così fermo. È verissimo. E sotto il fruscio, senza gli applausi, il fruscio di fondo. Mi ha fatto talmente ridere questa cosa, veramente. Io adesso lo voglio estrapolare, tagliare e pubblicarlo, perché veramente mi ha fatto un sacco ridere. Leonardo da Vinci col cartonato di Jimi Hendrix, dove annuncia normalmente dovrebbe esserci il pubblico, c'è il silenzio col fruscio di fondo. È stata un'immagine dadaista, veramente dadaista. E invece per definire giovedì, che cosa succederà? Giovedì è una cosa molto bella, quella che farò. La farò insieme alla Magical Mystery Band, che è è il gruppo reale con cui ho prodotto il disco, questo disco che uscirà il 9 aprile, si chiama La Matematica dei Rami, e poi troveremo il modo per raccontare tutto quello che c'è dietro questo disco. E lì presenterò un brano dei CSI, del Consorzio Suonatori Indipendenti, si chiama Del Mondo. È un brano di questo realtà musicale di CSI, mi appartiene, ha fatto parte del mio percorso, e avevo voglia di celebrare nella giornata dedicata alla canzone d'autore un brano d'autore come Del Mondo dei CSI.
Molto bene Max, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo, io ti sorrido come lei, come Mona Lisa, come la Gioconda. Quello è un mio autoritratto al femminile. Certo, tu sei maestro. Io metterò la barba, aspetta che faccio la barba, si vede. Ciao Leonardo Max, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sanremo 2021 in collaborazione con Beeper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.